La situazione della pulizia è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo anche però dire che noi oggi abbiamo una SIA sotto organico di varie centinaia di persone. Noi la stimiamo 400 persone sotto organico e abbiamo avuto per effetto della pandemia picchi di assenza tra il 20 e il 25%. Quindi a una situazione già fragile si è aggiunta poi una situazione contingente legata alla mancanza di personale per la pandemia. Chiaro che sulla igiene urbana bisogna fare uno sforzo importante, soprattutto partendo dalle persone, perché noi abbiamo bisogno di reclutare persone, fare in modo che ci siano le persone giuste, cioè quantitativamente giuste, e anche sulle attrezzature e sull'organizzazione, che al momento è carente. Su questo ci sarà un impegno, c'è un grande lavoro che sta facendo l'assessore Mancuso, che sto seguendo anch'io personalmente, e che quindi credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci saranno delle risposte concrete.